Io sto gustando attraverso oggi una giornata di dolore, perché oggi abbiamo perso un nostro socio onorario, Fabrizio Frizzi. Quindi vi chiedo un applauso per Fabrizio. Un altro tipo di lotta, la lotta contro il male, contro il cancro, con la vita, con grande dignità. Fabrizio non è potuto l'anno scorso venire a ritirare il nostro premio Vis Juridica, un premio che spero quest'anno il presidente Bertinotti ci onori di venire a ritirare, perché glielo abbiamo conferito ben 2 anni fa, quando è uscito questo libro che io ho adorato. Quindi questa forse è un'anticipazione di giudizio, ma io non voterò nel collegio elettori, quindi posso consentirmi questo. Ho amato e amo tutti i libri che abbiamo deciso di presentare, e colgo l'occasione anche di ringraziare l'avvocato Monica Schipani, che mi ha seguito in questa scelta e che mi ha aiutato anche a scegliere molti di questi libri. Tornando a Fabrizio, voglio ricordare la generosità di quest'uomo famoso, che ho avuto anche modo di, la cui amicizia ho avuto modo di rinsaldare anche grazie a Stefania Binetti, anche lei nostra socio onorario Ius Gustando, sorella di Paola, e che è stato presente tantissime volte a Ius Gustando, dimostrando non solo la professionalità del conduttore, che ha saputo anche aizzare gli astanti e partecipare con grande generosità alle nostre aste di beneficenza, ma che addirittura spesso è stato testimone diretto di come si fa beneficenza, perché è stato il primo a dare inizio mettendo i suoi soldi a favore delle cause che abbiamo sostenuto. Un uomo generoso. E quindi adesso entriamo nel vivo di questa nostra di questo nostro incontro. La parola, consentitemi, visto che qui oggi abbiamo un po' di magistrati, ma meno del solito, di dare la precedenza all'avvocatura. Quindi la precedenza all'avvocatura nella persona di un grande maestro di diritto penale e procedura penale, segretario generale dell'Unione Avvocati dell'Avvocatura Giuristi Italiani, il professor Antonino Battiati. Il microfono, vediamo, arriva? Forse si possono scambiare di sedia. So di infrangere una regola e chiedo scusa, ma parlerò seduto. I docenti dovrebbero rispettare una legge che è ancora vigente nel codice napoleonico, che ordina ai professori di parlare sempre in piedi. Ed è interessante il perché. Perché Napoleone, che Bonaparte, che era un grande appassionato di papirologia, di studi egizi, un giorno entrò alla Sorbona e rimase colpito da un fatto: che il professore, mentre teneva la sua lezione, si addormentò, e suscitando l'ilarità degli studenti. Da qui la legge che prescrive l'obbligo per i docenti di tenere i loro discorsi in piedi. Io però, per dirla con Proust, ormai appartengo a una classe di persone anziane e quindi posso essere esonerato da questa legge. Allora, il libro del presidente Bertinotti è davvero notevole e molto interessante, però visto che siamo partiti con dei ricordi, io mi permetto di menzionare due carissimi amici che erano legati da un vincolo di ammirazione profonda verso il presidente Bertinotti. Uno era il cardinale Marchisano, che è stato prefetto della cultura, del Dicastero della Cultura in Vaticano, e poi presidente della Fabbrica di San Pietro. L'altro era un altro carissimo amico, il dottor Pietro Puttu, il professor Puttu, che era il direttore scientifico dell'ITI. Due persone credenti,
che però avevano questo legame intimo, profondo, verso la figura del presidente Bertinotti. Ma poi c'è un ricordo particolare. Ci sono delle sincronicità, come dice Jung, delle cose strane che avvengono nella vita. 25 o 30 anni fa io tornavo in aereo da Milano e accanto a me in aereo si sedette il presidente Bertinotti. Aveva una mazzetta di giornali e io rimasi colpito dalla attenzione con la quale si mise a leggere, tutti a sfogliare e a leggere attentamente tutti i giornali, ma anche quelli che non afferivano alla sua sfera politica. Io naturalmente ho fatto qualcosa che non dovevo fare, ma ogni tanto spicciavo gli articoli che lui leggeva con tanto accanimento. Uno di questi riguardava un articolo storico sul giornale di, all'epoca mi sembra che fosse diretto da Vittorio Feltri, di un autore che era un grande critico musicale, Buscaroli, Piero Buscaroli, un uomo di destra, che aveva scritto un articolo dedicato proprio ai dolori, alle tragedie che aveva determinato il conflitto mondiale. Ma lo guardava da una parte dei vinti, e cioè era un articolo, mi ricordo benissimo, dedicato all'evento che portò alla distruzione voluta da Churchill di destra. Ecco, l'attenzione di Fausto Bertinotti è davvero notevole, cioè non si ferma soltanto alle cose della sua parte. Il libro che oggi presentiamo ha un titolo significativo, è sempre da capo, è un'espressione usata da un grande filosofo del secolo scorso, Edmund Husserl, sempre da capo. Cosa significa? Significa che, ragionando in fondo, si deve sempre ritornare ai fondamenti, al punto iniziale, alle radici. E quali sono queste radici? A questo punto mi viene in mente un saggio bellissimo di una filosofa, Simone Weil, che dice: i mali del nostro tempo nascono dal fatto che siamo sradicati, cioè abbiamo perso le nostre radici. E in fondo questo libro, sempre da capo, mette in evidenza due concezioni della vita. E possono queste due concezioni della vita stabilire un dialogo? Da una parte c'è la religione, il cristianesimo, perché siamo in Italia, e dall'altra parte c'è il socialismo, il comunismo, anzi, due concezioni della vita che possono considerarsi antitetiche sotto certi profili. Eppure, in questa intervista che il presidente dà a un sacerdote, Roberto Donadoni, che è un editore di una casa editrice di Venezia, mette in evidenza come tra non credenti e credenti si può stabilire un dialogo fecondo. E c'è un punto fermo
secondo me è importantissimo. Per noi giuristi di fondamentale importanza, e cioè il punto fermo è dato dalla nostra Carta Costituzionale, dove praticamente nell'articolo 3 si parla di un qualcosa che unisce sia i cristiani, sia i credenti che non credenti, cioè il primato che ha la persona umana. L'articolo 3 dice praticamente che la Repubblica si impegna a rimuovere, dopo aver riconosciuto e garantito i diritti inviolabili della persona, dell'uomo, sia come singolo sia come appartenente alle formazioni sociali, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono in campo economico e sociale la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini. Ecco, qui si pongono, il libro è strutturato in quattro parti, in quattro temi fondamentali. La prima riguarda le sfide del nostro tempo, la seconda la terza via al socialismo, la terza riguarda socialismo e cristianesimo, e l'ultimo capitolo quello che riguarda le domande più importanti per l'uomo e per la donna, le domande che attengono all'essenza della vita, insomma. Allora, cercherò di toccare alcuni punti salienti del libro del Presidente Bertinotti. Per quanto riguarda le sfide del nostro tempo, certamente si pongono dei problemi notevoli con la globalizzazione e anche con lo sviluppo della tecnologia. Di per sé lo sviluppo della tecnologia, delle innovazioni, è un fatto importante, però tutto ciò non fa altro che andare a discapito dell'umanità. Cioè, per esempio, e in questo mi trovo molto d'accordo con il Presidente Bertinotti, il lavoro non è diventato più un fattore di civiltà, ma è una variabile indipendente, come dice il Presidente, di fattore di contorno. Cioè, in fondo, adesso con questi sviluppi della tecnologia, con il superamento del tempo e dello spazio, il lavoratore non ha più tempo libero da dedicare, per esempio, ai propri interessi personali, non ha più tempo né forse neanche di santificare, perché è credente, la domenica, perché siamo impegnati giorno per giorno a lavorare. Ma il lavoro è la cosa più importante per un uomo, perché determina la realizzazione di se stesso, però ecco, comporta questa evoluzione tecnologica una sorta di problema nuovo. Questo è uno dei temi che affronta Bertinotti con molto acume. La causa di tutto ciò il Presidente la intravede nel fallimento della lotta del mondo operaio, del socialismo, del comunismo, Partito Comunista, e nell'avvento di forme nuove di capitalismo. Anzi, cioè, il Presidente Bertinotti parla di una restaurazione del capitalismo, che praticamente è un grande male. Qui il Presidente cita uno studio di
statista italiano, Amintore Fanfani. Amintore Fanfani sosteneva l'incompatibilità tra capitalismo e cristianesimo. Bene, questo è un tema, questo è un aspetto importante, la critica che il Presidente fa al capitalismo. Grazie. E passiamo all'ultima parte del libro. Ecco, qui emerge una cosa molto interessante, un rapporto particolare che lega il Presidente Bertinotti alla figura di San Paolo, l'Apostolo delle genti. E San Paolo è stato uno dei tre grandi pensatori nel mondo cristiano, insieme ad Agostino di Ippona, insieme a San Tommaso d'Aquino. Però indubbiamente Bertinotti qui scava proprio per stabilire i rapporti che ci sono tra religione, in particolare il cristianesimo, e la politica. E sono interessanti alcuni suoi rilievi. Cioè, quando... Fermiamoci un attimo qui, non spieghiamo tutto. Ah, vabbè, aspetta, aspetta un attimo, perché ovviamente, no, noi qui, l'avete capito, siamo come fossimo a casa, no? Quindi certo. Mi permetto questa interruzione del professor Battiati per il grande affetto e la grande stima che ho per il professor Battiati, ma anche per vivacizzare un po', io sì. Volevo a questo punto, visto che tu hai già prima anticipato questa esigenza di questo libro, che il libro ribadisce, ritornare alle nostre origini, alle nostre origini di cattolici. E quindi a questo punto io vorrei sentire la voce della senatrice Paola Binetti, che sì. Sicuramente è la voce di un politico che non ha mai temuto, non ha mai nascosto di portare avanti valori cattolici nelle sue scelte politiche.